Salve a tutti amici filoludici e giocofili. Con questo gameplay vi farò vedere dall'inizio alla fine il gioco dalla ristrettissima longevità che è Kingdom Hearts 0.2 Bird by Sleep, A Fragmentary Passage. Vuoi giocare a questo gioco dal nome lunghissimo? Sì. Autentica novità della serie di Kingdom Hearts. Ambientato dopo gli eventi in Birth by Sleep, dove Aqua si ritrova nel mondo dell'oscurità, dopo aver salvato terra posseduta da Xehanort e aver nascosto un dormiente Ventus nella sala del risveglio del Castello dell'Oblio. Questo gioco, che finalmente fa un salto di grafica, più adatta alle generazioni attuali, racconta un po' quello che succede dopo. Questo lo vedremo dopo insieme. Ecco qui, in linea con i predecessori. Vedete che però l'immagine a destra è finalmente animata, è in grafica, data dal motore Unreal Engine 4. Quello che farò è iniziare una nuova partita caricando questi progressi ottenuti con un'altra partita che ho fatto a livello esperto. Giocherò a livello molto molto facile per farvi vedere la trama di questo gioco e anche per prendere il trofeo, un trofeo che si sblocca facendo insomma tutta la run senza morire neanche una volta. E ora andiamo a vedere di che cosa si tratta. Qui ora si vede il filmato che ho skippato in precedenza. Allora, i comandi sono assolutamente coerenti con quelli dei giochi che sono noti in precedenza nella serie di Kingdom Hearts. Da una veloce panoramica di tutte le abilità di cui Aqua è già in possesso, infatti non c'è una vera e propria crescita dal punto di vista delle abilità. E notiamo che si tratta di un ibrido tra il sistema di Birth by Sleep e Kingdom Hearts 2, con la barra degli MP che si esaurisce e che necessita di un tempo di ricarica. Tornano i comandi di tiro, lo vedremo insieme, e è stata aggiunta una simpatica, anche se secondo me totalmente evitabile, funzione di personalizzazione di acqua con oggetti del tutto, lasciatemi dire, trascurabili ed evitabili. Questo era tutto Unreal Engine 4. La figura misteriosa. The great battle with Xehanort is almost upon us. As you know, we must take action to keep the seven pure lights safe. La figura Thus, we misteriosa must viene da hasten Beck to Cowan, assemble the l'altro seven guardians of filmatone light. presente in questa It is collection. time to return to our world the three Keyblade wielders we lost over a decade ago. Ventus, Terra, and Aqua must be saved from their sad end, for they have more to achieve. Following their first battle with Xehanort, Ventus's heart refused to awaken, and so Aqua found a safe location to conceal him. Guardate che But when bella la she set grafica. off in search of her other missing friend, Terra, she fell to a place from which there is no return without outside help.
I saw her in the realm of darkness. E qui comincia a raccontare. Vedrete in questo bellissimo filmato introduttivo un bel modo di riassumere quello che è accaduto in Kingdom Hearts Birth by Sleep, tramite il solito uso di simbolismi e immagini che hanno, diciamo, proprio del poetico. A voi. Fantastico, lo rivedrei ancora e ancora e ancora. Anche qui c'è la presentazione dei mondi con queste scritte che, grazie alla Unreal Engine 4, diventano spettacolari ancor più che nei precedenti capitoli. Questa guida ti spiegherà i controlli di base. Vuoi guardarla? No, perché li conosco già benissimo. Sì, options per il menu. Allora, notate il dettaglio della protagonista. Si vede addirittura il tessuto, pur tuttavia mantenendo uno stile, diciamo, cartunesco, come siamo soliti vedere
nei giochi della serie Kingdom Hearts. Una cosa che mi ha sempre dato fastidio è che con l'aumentare della risoluzione le icone e le scritte diventano piccolissime, quindi se non avete una TV da 110 pollici dovrete sforzare la vista per leggere. Dettaglio a parte, state vedendo un po' di gameplay, gestione della telecamera buona, ottima reattività. Vedo ogni tanto però dei cali di frame rate. Probabilmente perché non possiedo una PlayStation 4 Pro. Si spera eventualmente che simili cose verranno aggiustate in futuro. Questo vuole essere poco più che una demo tecnica delle Why possibilità is Cinderella's world here in the darkness? della PlayStation 4. Gli Shadow! Eccoli qua. Allora, come vi dicevo, il sistema di combattimento è un ibrido tra il cambio di stile che abbiamo avuto modo di saggiare e apprezzare in Kingdom Hearts Birth by Sleep e, magari se esci fuori, e invece tutta la complessità che è stata apprezzata in Kingdom Hearts 2, in modo particolare la barra degli MP, che adesso non c'è ancora perché siamo all'inizio, ma una volta usata tutta si esaurisce e serve un tempo di ricarica. In the realm of light, do days or years pass with each step? I know something has started to go wrong. I I must doppiatori hurry. sembrano gli stessi dei giochi precedenti e questa è una cosa fantastica. Un'altra cosa bella che ho apprezzato, i nomi delle magie rimangono Fire, Thunder e Blizzard, invece di quegli obbrobri che hanno cambiato con la serie di Final Fantasy. E queste sono cose pregevoli. Speriamo che Kingdom Hearts rimanga non rovinato dalle localizzazioni. Sto parlando ovviamente del terzo capitolo, che uscirà chissà quando. I guess I know which way I'm going. Allora, notate qui i punti che brillano, che sono facilmente raggiungibili orientando la levetta analogica verso questa direzione, e poi pregevoli scelte di movimento all'interno dell'ambiente. Cosa bella, introdotta con Kingdom Hearts Dream Drop Distance, ripresa anche qui, è possibile aprire i forzieri anche durante i combattimenti, garantendo una limitatissima invincibilità durante questa azione. I dettagli ci sono e sono tanti, tuttavia rimane lontano dalla ricerca di realismo tipica I di haven't giochi, felt per my esempio, heart come Final stir Fantasy in a XV. long time. Something about this place. It looks like worse things are stirring. Ma sì, dai. Qui che posso usare la magia? No, ancora no. Sconfiggiamo gli Atlas. Allora, dopo le possibilità aumenteranno, come per esempio se all'inizio di una combo utilizzo una magia di fuoco, di ghiaccio o di fulmine, aumentando, riempiendo un indicatore dedicato, potrò fare una versione potenziata di quelle stesse magie. Lo vedremo insieme. Raggiungi il castello dei sogni. Sì, raggiungiamo il castello dei sogni. Ah, questo, nel caso non abbiate capito, è il mondo di Cenerentola, quando ormai è consumato dall'oscurità.
I took it for granted. I thought I had nothing in life to lose. Mai dare niente per scontato, mai niente. I ricordi con la vecchia grafica sono qualcosa di bellissimo. Già sperimentato ovviamente con Metal Gear Solid, di sicuro successo per i fan e per coloro che ricordano i giochi precedenti. Questo qui era un gioco per PlayStation Portable, vi ricordo. E comunque non necessitava di una grafica spaccamascella perché doveva rimanere semplice. Anche le musiche di questa serie sono fantastiche e ne sentirete di nuove in questo gioco, molto belle e che servono bene allo scopo. Here too. Everyone in this world thought that they were safe. Not just the people. But the dog waiting for his owner. The cat curled up in her nook. So much life. Trees and flowers. There's no deeper sadness than discovering all that you knew was gone. The grief in this place is too much to fathom. Guardate i capelli. Le imperfezioni della pelle si vedono anche. I can't keep on wishing for the past. Molto pregevole, molto molto bello. Obiettivi. Allora, qui viene introdotto un piccolo sistema di obiettivi che spero non porteranno fino in fondo nel terzo capitolo. Ah, il menu ovviamente richiama anche questo tutti i vecchi giochi. Si sbloccano degli obiettivi, i quali una volta raggiunti si ottengono degli accessori con cui personalizzare Aqua in un modo tale che, sì, insomma, meno commenti facciamo meglio è. Il menu è minimale, modifica è per ovviamente avere uno shortcut, un accesso veloce alle magie, come potete vedere. È stato aggiunto un accesso rapido 2, ossia premendo L1, in basso a sinistra vedete, ci sono tutte le magie, ho scelto io, e premendo il tasto direzionale giù possiamo accedere a ulteriori 4 voci. Per altre magie o per gli oggetti. Molto utile, questa è un'evoluzione rispetto ai capitoli precedenti. Molto buone anche le espressioni facciali. The rogue collapsed when the clock advanced. If only I made it in time. But there is no time in this place, only the clock. La mano è grossa quanto la testa. Però si tratta di aspetti su cui si può soprassedere, considerando la natura cartunesca dei personaggi. Ricordiamoci che questo non vuole essere un gioco realistico.
È un videogioco, di fatto. I knew it. Ok, abbiamo capito dal video che dobbiamo trovare altri cronocosi per riuscire a raggiungere il castello. Si sblocca la magia e ti spiega come funziona. Noi lo sappiamo. Vi ho già anticipato che quando i punti magia, punti magici, come lo vogliamo chiamare, finiscono, si attiva carica PM, la barra fucsia rosa, che una volta esaurita ti permette poi di riutilizzare di nuovo le magie. Ossia, usiamo tutte le magie, quando non possiamo più usarle bisogna aspettare un po' prima di usarle, riutilizzarle. Come in Kingdom Hearts 2, è energia, la magia che ci cura, esaurisce istantaneamente i PM. Mappa del borgo. Oh. E adesso divertiamoci un po' a vedere le magie. Avete visto che belle, che belli quei cambi di inquadratura? Fire, non si è visto niente, ve lo faccio vedere. Adesso facciamo vedere un blizzard. I nemici si congelano. Questo non accadeva prima. Thunder. I nemici rimangono folgorati. Questo prima non accadeva. Andiamo ora alla ricerca degli altri ingranaggi. Punto di salvataggio! Mi spiega che posso salvare, recuperare la vita, le solite cose di tutti gli altri capitoli di Kingdom Hearts. E siamo felici. Vedremo più avanti che il gioco ha anche una certa difficoltà nei combattimenti. Qui siamo ancora nella zona, una zona introduttiva di tutorial, infatti mi dice pure dove devo andare. Ah, cosa interessante, partiamo dal livello 50. E va bene. Opla. Gli effetti di magie varie erano molto molto belli nei precedenti Kingdom Hearts. Un salto grafico arricchisce ulteriormente lo spettacolo visivo che ne consegue dall'utilizzo delle stesse. Ok, e qui ti dice che puoi fare il doppio salto. Va bene. Abituato alla modalità esperto, ricominciare adesso in modalità semplificata sembra proprio uno scherzo. Allora. There's an underground path. Interesting. Ovviamente si spera che poi il futuro Kingdom Hearts 3 non sia proprio tutto quanto così. C'è anche il bello dell'esplorazione.
Yeah. Hey. Farewell. Olè. Ecco qua, i comandi situazionali appaiono anche durante la battaglia. Come vi stavo dicendo, se inizio per esempio un combattimento con la magia Fire, in realtà già Fairaga, riempiendo l'indicatore che compare sopra la barra dei comandi, in basso a sinistra, alla fine avrò la possibilità di usare Fairaga, una versione ancora più potente della magia Fire, oppure di cambiare stile in Brahma Magia, che chi ha apprezzato Kingdom Hearts Bird by Sleep sa bene di che si tratta. Ora è sbloccata questa situazione, quindi vedremo insieme come funziona. Fire! E adesso continuo ad attaccare finché non si sbloccherà il comando situazionale relativo. Eccolo qua! Ho 18 secondi per poter usare Fairaga. Dopodiché perderò l'occasione. Guardate che roba. E questo si applica anche a tutte le altre magie. Pregevole, molto pregevole. Blizzard! Andiamo a cercare gli altri cronocosi. Oh, cosa ho visto? Aspetta, aspetta. Ne mancano due. Se non li trovate, non vi preoccupate, ci penserà Acqua ad aiutarvi. Ah, accidenti. Posso fare lo scatto in avanti? Immagino che anche quello si sblocca più avanti. Grazie. Ecco qua, vedi, torniamo qui. Mancatissimo. Ah, eccoti qua. Ciao. Scatto aereo, eccolo qua. Inclina la levetta e premi quadrato a mezz'aria per scattare. Whee! Scatto. Is that one on the bridge? Perfetto, grazie. Stavo giusto chiedendo dove dovevo guardare. Cosa simpatica, il Keyblade si smaterializza da solo dopo un po' che non si verifica una situazione con un combattimento contro nemici vari. Ah, ma posso difendermi? Possiamo andare dall'altra parte. Il comando di tiro. Come già visto in Bird by Sleep, la barra focus, che adesso apparirà sopra la vita,
permette di prendere di mira i nemici e sparare con un gran numero di proiettili contro di loro. Facciamo subito una prova. Quando entriamo in questa modalità il tempo rallenta, non si ferma. Premendo X al momento giusto è possibile potenziare ulteriormente questo comando di tiro. Per ricaricare la barra dobbiamo prendere le palline arancioni che fanno cadere i nemici. Graficamente il salto in avanti si vede ed è assolutamente pregevole. Pali che rilasciano sfere per ricaricare i PM. Primo boss. Brava magia, cambio di stile. Se riesco ad aumentare un'altra barra, potrò fare l'attacco finale con questo stile, esattamente come in Bird by Sleep. Eccolo qua, 14 secondi per fare il colpo di grazia. Aspettiamo fino all'ultimo. Ho fatto di seguito tutte e tre le magie e infatti i comandi situazionali diventano più di uno. Posso scegliere tra di loro. Distrutto con un Blizzardra. Ma che bello che è. Not even memories are safe in the darkness. L'interno del castello. What I wouldn't give to really turn back time. To spend one more night beneath stars with my best friends. I'm doing it again. Aqua. It can't be. What are you doing here? Terra. You should be in the realm of light. Oh no. Did you not make it out? Don't tell me. Has the realm of light... Why won't you say anything to me? So what are you? A memory among these shadows? Are you here to try and tell me not to lose heart? Quanta tristezza. The world keeps our thoughts alive. But where do the people who lived here go once the world was taken away? Nella città di mezzo. So they haven't fallen to darkness. I'll take what solace I can from that.
Per salvare i suoi amici, Acqua è finita nel reame oscuro e vi è intrappolata. Another world that was lost to the darkness. Is that? Ven! Con il suo tema musicale in sottofondo. Tristissimo anche questo. Ventus al momento si trova lì, nel castello dell'oblio, in attesa di essere risvegliato. I know I promised to wake you up. I'm sorry. But I have to find a way home before I can help you. I just want you to know that it's been you that keeps my heart strong, keeps the dark away. It's a mirror. Avete capito di che mondo si tratta, no? È quello di Biancaneve e i Sette Nani. Anche questo caduto nell'oscurità. Those mirrors, maybe they're a clue. La musica che sentite è nuova, però non è altro che un riarrangiamento del tema che c'era in Bird by Sleep per il mondo di Biancaneve e i Sette Nani, però più malinconico, più triste, proprio perché è lo stesso mondo avvolto nell'oscurità. Ora inizia una parte un po' tediosetta, a dirla tutta, in cui devo entrare in tutti gli specchi e fare in modo che si formino delle crepe, diciamo delle mini prove. Cominciamo, le facciamo tutte. Se non sbaglio, devo spegnere tutte le candele. C'è qualcuno che mi parla in sottofondo e cerca di demoralizzarmi. Ineo Shadow. Ah, ho sbagliato. Mi sono curato per sbaglio, adesso ho finito i PM. Vedete la barra che adesso è viola? Viola. Fucsia. Come diavolo fanno tutti quei youtuber contemporaneamente a parlare e a giocare? Guardate che difficile, eh? E non ho finito. Sono rimasti ancora? Ok,
Ho usato tutte e tre le magie, ora come comandi situazionali. Non sono apparsi tutti, mi ricordo... Ah, forse perché non più di tre ne possono apparire. Ci sta. Si è rotto, prova superata. Ok, questo è un po' più, un po' diverso dai precedenti, da, scusatemi, da tutte le altre prove. Scopri il mistero dello specchio. Allora, qui non si va da nessuna parte, vedete, però... Oh, una gemma bianca. Però vedete, qui, nello specchio, invece, riflette un pezzo di roccia che manca. Esaminandolo, sparisce dal riflesso e compare nel mondo reale. Il pezzo di roccia in movimento, devo scegliere il momento giusto per fermarlo. Così va bene. Ah, ce la faccio? Sì. Allora, sempre più difficile. Eccoci qua. E qui c'è una bella arena per un combattimento. Alcuni Heartless qui sono nuovi, mai visti prima. No, cado. Riproviamoci. Però non cadiamo. Posto? Ho ucciso tutto? Ho ucciso tutto. Guardate che bello lo slide. Allora, noi dobbiamo fare in modo che compaia un ponte che vada in quella direzione. Qui c'è un ponte che adesso sparisce e mi gira intorno. Fermati e compari di qua. Molto bene, molto bene. Gran pozione. Entriamo qui dentro e affronteremo chi è che cercava di demoralizzarci. Is this what it means to face your demons? Yeah.
Only your heart is hollow enough to be a demon's. That's not true. My heart is strong. I'll prove it. Pieno di simbolismi questo gioco. Bellissimi simbolismi. You're done. Oh, oh, oh. E andiamo avanti. Trova gli specchi. Grazie. Sono dappertutto. Qui dobbiamo semplicemente affrontare gli Heartless. E andiamo. Guarda qui, guarda qui. E va bene, aspettiamo che cali. Ice, bello. Va bene, non ti tocco. Si è rotto? Sì. Anche questo era piuttosto standard. Allora, vediamo questo corridoietto in salita. Scopri il mistero dello specchio. Saliamo ancora. Si apre questa stanza con un forziere. Saliamo ancora. Saliamo ancora? No, torniamo indietro. E attraversiamo questo specchio. Di nuovo. Così è meglio, va. Fatti vedere. Fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere. Ma sì. Top. Enough.
Piuttosto facile, ma la terza versione è una vera spina nel fianco, per evitare di essere più volgari. Trova gli specchi. Troviamoli. Scopri il mistero dello specchio. Allora, non posso raggiungere quello specchio perché si trova troppo in alto. Vediamo se mi ricordo. Allora, qui c'è uno scrigno capovolto. Rompendo questa colonna luminosa ed esaminandola, vado dall'altra parte dello specchio. Del pavimento, diciamo così. Ma dov'era lo specchio? Se non ve lo ricordate, non vi preoccupate, perché se vi spingete troppo oltre, ci penserà il gioco a rimettervi sui binari giusti. Allora, lì non posso andare ancora. Torniamo indietro. E adesso si può raggiungere. Ai. Dunque. No, devo capovolgermi ancora una volta. No. Ah, eccolo là, lo vedo. Allora, devo entrare qui. Ok, mi sono spinto troppo nel buio. Ma no. Fortunatamente il gioco è talmente babbo che ti mette proprio davanti all'uscita. È già la versione potenziata questa? Vediamo un po'. Sembra di sì. No, non è ancora quella potenziata come intendevo io. Questa è ancora qualcosa di molto fattibile. Boom! Dai che mi fa usare bizzagia. Boom. That's all of them.
Allora, questa era sicuramente una versione più potente delle altre. Guardate i denti. Pure i denti sono fatti bene. Dicevo, ce n'è una versione ancora più potente che è considerata il boss segreto, diciamo, di questo gioco, che si materializzerà al centro dopo aver illuminato, dopo aver finito il gioco, tutti i segni zodiacali qua. Non lo vedrete, non ve lo farò vedere. Allora, qui l'enigma si vede già da fuori, bisogna aprire l'unico forziere che nel riflesso è chiuso. Ed eri tu! Ciao, forziere chiuso! Gli altri scompaiono. E io risolvo l'enigma. Questo è l'ultimo. Entriamo. Sconfiggi gli Heartless. Se non punto niente. Ah, che bello, il fuoco rimbalza, eh? Però ho sprecato un Fire Raja. L'ho fatto di nuovo! Ora posso usare due super comandi e non posso farlo perché non c'è nessuno. Top. Che amarezza. Siamo tornati qua. Dovevo ritornare indietro. Ciao. Never would have thought I'd become my own worst enemy. I've talked to myself a lot since falling into these shadows. But with the Phantom, it's as though all my doubts have gained a voice of their own. She is the weakness in my heart. Symbolismi everywhere. Have the uncountable hours in the shadows whittled away the courage I never really had. I'm losing this fight. The darkness has found the cracks in my heart. Ma non è vero. Is this the last apparition before it takes me over? Andiamo. E scopriamolo. Per quanto questo sia un gioco breve, corto, è fatto molto bene. Ah, e questo mondo qua? Avete visto i rovi tutto intorno? Are they phantoms? I don't care if they are. Or if I fall into the darkness. I miss them. Get out of my way! Sì, ma calmina, eh? Foresta di spine. Occhio anche... Occhio.
orecchio alla musica qui, naturalmente anche questo è il tema del mondo della bella addormentata nel bosco, però malinconico per via del fatto che è stato inghiottito dall'oscurità. Hai sbloccato il potere del teletrasporto, ora puoi saltare da un punto di salvataggio all'altro. Negli altri giochi questa cosa non era possibile, però era possibile da un punto di salvataggio accedere alla mappa dei mondi per poi atterrare da un'altra parte, che è più o meno la stessa cosa. I rovi rossi fanno male, quindi meglio distruggerli dalla distanza. E voilà! Che carini gli Shadow! Allora, questo gioco è strutturato in modo che gli obiettivi si possono conservare da una run all'altra. Piuttosto comodo. Brava magia. Fine? Dove siete andati? Sì, bene. Oh. Un altro. You really think you can keep me away from my friends? Un altro Dark Side. No, ho fatto schifissimo. Yeah. Addentrati ulteriormente nella foresta di spine. Yeah.
Ricordiamoci che nel gioco precedente Aqua ha affrontato i Nescians, così come sono stati resi nella orribile localizzazione italiana. Quindi non ha idea di cosa siano questi Heartless, che noi tuttavia conosciamo bene. Le cose le verranno spiegate a tempo debito. A tradimento, che bastardo. No. No. Aia. Aia. Qui il frame rate è calato un pochettino. Va bene. Boom. Sì, dai, salviamo. Sì, saltelli. No. Sono caduto, lo rifaccio. No, sono caduto, adesso basta però. Ah, ah. C'è un Darkseid da lontano che si diverte. Va bene. E tu stai al tuo posto. Aia, aia, aia. Ai. Vediamo un po' dove andare adesso. Continuiamo a inseguire queste ombre. Gran pozione. Certo. Ah. Aia. Ritorniamo sui nostri passi. Hey!
di qua c'era qualcosa. Un forziere. Sì. Andiamo, andiamo. Ok. Eh già. Ok, then. La musica viene direttamente dal primo Kingdom Hearts. Finito? Ho tagliato la palla di fuoco. Guarda, ci sono rimasti tutti, ma no. Andiamo avanti.
Terra, Ven. Aqua. You're... Terra, you spoke? Can you see me? Of course. I see Ven, too. Ven? He's here? Terra, what's wrong? Don't you see him? Where are we? A world the darkness has consumed. Its enchanted dominion. Consumed? The worlds fell? What's gotten into you? How do I know that you're Terra? And not the weakness that's in my heart, playing more tricks. Ven, please say something. Aqua, listen. I promise this is me, but I'm not myself. What do you mean? You're using the name Terra. That means you're seeing me the way that you remember me. But your heart is just painting the picture that it so wants to see. The real me is lost in shadow. Then you're here, trapped in the realm of darkness. No. My heart has ties to the dark. That must be why we can talk. But I can't see anything, Aqua. If you say Ven is there, then he's like me. An illusion created by your heart. Quanta tristezza. I understand. Then you and Ven are safe in the outside world? I think. That's good. But how did you find me? I looked here and heard you in the darkness. Right, but why does your heart have ties to the darkness now? What did you mean, lost in shadow? Forget about me. Aqua, Xehanort is trying to locate Ven. He'll never find him. I hid Ven well. I think the reason he's not talking to me here is because he's still there sleeping. No, I can't control. This place. Is it the Chamber of Waking? Yes. Who are you? Really? You don't know? My name. Aqua, get back! Terra! I messed up. Xehanort is part of me. Now he's using me. So you'll tell him where you hid Ven. Silence! I won't give in. Aqua! You have to... Still you struggle! Terra! Aqua! Now you can be one with the darkness! Ven! Assolutamente stupendo. Ma non è ancora finita. Purtroppo però questo è tutto quello che riuscirete a vedere. Purtroppo il software mi impedisce di registrare da questo momento della storia in avanti. Non possedendo un PVR non posso in qualche modo riuscire ad ovviare a questa restrizione per il momento. Spero comunque di avervi dato una buona idea di come sia strutturato questo gioco e effettivamente tutto quello che ci potremmo in potenza aspettare dal terzo capitolo di Kingdom Hearts. Da me per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.